Bentrovati a Arte in Prima Fila da Federico Caloi. Arte in Prima Fila, questa stupenda iniziativa per portarvi l'arte a casa, nel web, nei social media e in televisione, in un momento in cui voi non potete purtroppo fruire dell'arte in modo diretto, siamo noi che ve la portiamo. E l'artista di cui vi voglio parlare in questa occasione si chiama Rosalba De Mucci, un'artista che ha più di 50 anni di storia intensa nel percorso dell'arte italiana. Voglio ricordare una cosa però, che questa iniziativa, Arte in Prima Fila, è un'iniziativa a cura da un'idea originale di Enzo Napolitano e Marco Mastromauro, i galleristi che hanno fondato Arcadia Art Gallery e che hanno fondato questa meravigliosa iniziativa. Se ci fosse qualche artista che ha capito quanto sia importante, ma tutti gli artisti lo sanno, la visibilità, questa è un'occasione speciale, un'occasione importante per darvi quella visibilità che state cercando, soprattutto in un momento così particolare dove non c'è molta possibilità di essere presenti fisicamente con le opere. Pensate voi che questa è una galleria non solo per la location straordinaria, perché siamo sui Navigli di Milano, ma per il grande lavoro che i titolari della galleria hanno fatto, che di solito ha fiumi di gente che venivano a visitare le interessanti mostre, ma purtroppo oggi, in questo momento specifico, non si può. E allora, come ho detto poc'anzi, siamo noi che ve la divulghiamo direttamente a casa vostra o direttamente sui vostri device. Ma entriamo nel dettaglio di parlare di questa artista e della storia molto importante che ha nell'arte italiana Rosalba De Mucci. Intanto, un artista che ha avuto nella sua vita, va detto subito, anche se non è di questo che vi voglio parlare, ha avuto un mercato straordinario, perché in vita sua ha venduto migliaia e migliaia di opere, quasi 3.000 opere vendute nella sua storia di 50 anni di pittura. È un artista che fa il liceo artistico a Venezia, insegna a Venezia storia del costume e disegno, è anche disegnatrice e ceramista, e Rosalba De Mucci si inserisce, lo vedete sicuramente già chi di voi ha gusto per l'arte, chi conosce qualcosa della storia dell'arte, lo vedete subito che si inserisce in un genere tutto sommato ben definito, perché ricorda, anche se il suo segno, e andremo a vedere alcune caratteristiche specifiche dell'arte di quest'artista, ma noterete che il suo segno, il suo modo di lavorare, il suo modo di dipingere ricordano Guttuso, ricordano Cascella, ricordano insomma, anche se vogliamo, Sassu, quel genere di arte, quella esplosione meravigliosa che ha avuto l'arte in un periodo storico ben preciso, in cui negli anni 60, 70, 80, insieme a un altro tipo di arte astratta, informale, non figurativa, che aveva comunque molto successo, contemporaneamente c'erano questi artisti come Rosalba De Mucci che realizzavano questo stile, questo modo di lavorare, che invece appartiene a una figurazione personale, una figurazione fatta assolutamente con un senso proprio individuale e con un modo di voler lavorare nell'arte che esprima, sì, una, nell'abito della figurazione, ma una personalità pittorica che sia distintiva. E allora, se vogliamo parlare di personalità pittorica distintiva, c'è subito un aspetto esclusivo della De Mucci che è curioso, che è interessante, che è importante e che è una di quelle cose che fa assolutamente la cifra stilistica di questa artista. La De Mucci dipinge praticamente in maniera pressoché esclusiva su tele nere. Pensate voi che un tempo nel mercato, nei negozi di belle arti, si trovavano già tele predisposte nere, perché la tela normalmente da parte del pittore dovrebbe ricevere una imprimitura iniziale prima di poter essere lavorata. La De Mucci, quando poi non le trovava più, non le ho trovate, è lei stessa che costruisce questa imprimitura sulla tela per dare questo colore nero sotteso alla sua tela, di modo che traspaia, che compaiano i suoi colori e le forme con una vivacità, con una impressione che sicuramente è da notare, perché è visibilmente diversa dal comune.
Ci sono altri particolari però che ci piacciono e che sono interessanti nel modo di lavorare della De Mucci, perché un'altra caratteristica proprio derivata dal fatto che lei utilizza tele nere è che gli occhi dei personaggi che la De Mucci realizza non sono mai con l'iride, non sono mai con la pupilla, ma sono sempre lasciati e tracciati in nero. Ha un significato preciso questa cosa, non è una cosa casuale, perché i personaggi della De Mucci, e oggi sì, ci addentriamo un attimo anche in questo aspetto, vogliono essere dei personaggi che hanno un rapporto con il proprio intimo, con il proprio interiore, in relazione alla vita umana, per cui questa parte così intima che sono gli occhi, questa parte dell'umano, non viene messa in vista dalla De Mucci a voler rappresentare quello che è il turbinio, la difficoltà, la particolarità che la vita rappresenta negli uomini. Allora, la De Mucci, abbiamo detto in quale filone artistico è inserita, ci sono delle altre caratteristiche che la contraddistinguono, proprio per andare a fissare tutte le caratteristiche di questa arte che a chi piace, figurativo, a chi piace un certo tipo di arte non può che non apprezzare. E una di queste caratteristiche è il fatto che alcuni personaggi che lei realizza anche in questo caso hanno dei significati ben precisi. Poi dopo parleremo anche dei soggetti specifici di questa artista, però forse l'avrete già notato non solo nelle immagini in sovraimpressione ma anche nelle opere che vedete alle mie spalle, che abbiamo dei Pierrot, poi ci sono in altri casi degli Arlecchini, poi ci sono dei Pulcinella. Ebbene, non sono personaggi messi a caso, ma bella apposta rappresentano qualcosa di specifico dell'umanità. E allora andiamo a definire nel dettaglio. I Pierrot rappresentano la gente semplice e umile che combatte una quotidiana battaglia in un mondo ingiusto e opprimente, mentre invece i secondi, Pulcinella, rappresentano i ciarlatani, i superficiali, gli edonisti, comici nella loro tragicità. I terzi, gli Arlecchini, a rappresentare chi ha qualche potere, chi tira le fila, chi vuole decidere per gli altri, che è appunto servitore di due padroni. Quindi già qui riusciamo, amici che ci state ascoltando, a distinguere nell'arte di questa pittrice non solo una figurazione estremamente personale, estremamente distinguibile, e quando c'è un artista che ha una sua riconoscibilità è sempre un segno di una maturità, di una capacità pittorica, di una capacità espressiva che è forte, che è indipendente e che è capace di distinguersi. Lo si vede naturalmente in modo evidente da come quest'artista riesce a lavorare. Abbiamo detto quindi che determinati soggetti rappresentano degli elementi specifici dell'umano, e come vedete un po' in tutti i suoi quadri c'è un'altra caratteristica ancora, che è quella che le figure, le immagini, le scene che lei rappresenta sono sempre staticizzate. È come fossero, nel vero senso della parola, una specie di fermo immagine. Perché la De Mucci fa questo? Perché vuole proprio fermare un attimo di umanità, umanità nel senso di come vivono gli esseri umani, come la nostra società si comporta, tant'è vero che ci sono delle tele di questa artista che rappresentano proprio delle scene, per esempio di traffico, o delle scene di folla, o delle scene di gente sulla spiaggia, in momenti che sì, appaiono di vita comune, ma che staticizzati, come quest'artista riesce a fare, hanno un significato che è ben diverso da quello che noi stiamo vedendo. È una riflessione sui costumi, sullo stile di vita, su come la vita viene vissuta e viene espressa dalla società contemporanea, con una velata critica, piuttosto che invece semplicemente con una riflessione profonda su quello che l'umanità fa nel quotidiano e soprattutto in questa società contemporanea che spesso e volentieri appunto non si ferma, e non si ferma per realizzare da questo punto di vista delle riflessioni personali. La De Mucci lo fa con le sue opere, raccontandoci queste scene di vita. Abbiamo detto quindi
che sono opere con tutti i suoi personaggi senza pupilla, sono dei flash che noi riusciamo a vedere di varie umanità. C'è anche da raccontare quali sono i soggetti tipici di quest'artista, che a volte sono scene di pescatori, contadini al lavoro, insomma malinconici frammenti, come qualche altro critico ha definito le sue opere, non sempre malinconici frammenti, ma comunque spesso c'è anche questo aspetto, per cercare appunto di cercare di capire nel frammento della vita quotidiana di togliere quella malinconia che c'è, proprio per voler rappresentare la verità della vita dietro le apparenze. Non è una cosa molto comune, rimane un fatto, comunque indipendentemente da le notazioni che io ho voluto sottolineare di caratteristiche specifiche di quest'artista. Rimane il fatto che ascrivibile appunto questa pittrice a questo periodo fantastico della storia dell'arte contemporanea italiana, in cui da Guttuso in Giulio, già citati all'inizio di questo video, tutti questi artisti che cosa facevano? Cercavano di rappresentare con una determinata colorazione, e ci sono dei rimandi, dei collegamenti, degli intrecci molto evidenti con questo tipo di pittura, con una determinata colorazione, con una determinata soggettività pittorica dal punto di vista del segno, del disegno, della ricorrenza con cui un artista anche produce i suoi soggetti, perché anche questo è un altro degli aspetti che distingueva gli artisti del periodo e che distingue la De Mucci. Sono tutti aspetti che fanno dell'arte della De Mucci un artista che va assolutamente collocata, apprezzata e io oserei dire anche probabilmente storicizzata nell'ambito di un periodo molto preciso della storia contemporanea dell'arte, in un momento in cui spesso e volentieri, a volte con altri artisti, con alcuni artisti, si perde un po' la direzione, si perde un po' il significato. Qui invece di significato e di sostanza con la De Mucci ce n'è sicuramente tanto, dal punto di vista del significato, dal punto di vista della simbologia, dal punto di vista anche pittorico propriamente detto, perché è uno di quegli artisti che riesce nel suo modo di lavorare a lasciare un'impronta sicura, un'impronta certa rispetto al modo con cui lei realizza le sue opere, rispetto al modo in cui con il quale lei è in grado di rappresentare il mondo pittorico intorno ai soggetti, intorno alla vita che i personaggi prendono nelle sue opere. Bene, cari amici, abbiamo parlato di Rosalba De Mucci, quest'artista che abbiamo inquadrato in un periodo storico preciso della storia dell'arte e con un tipo di arte che viene veramente ancora oggi estremamente apprezzata, con la speranza addirittura che la De Mucci voglia ripercorrere il suo percorso artistico e chissà mai che non faccia a breve una antologica del suo percorso artistico. Anzi, approfitto da questo punto di vista rispetto agli ascoltatori, non solo a chi ha goduto e chi sta godendo della bellezza dell'arte, dei percorsi artistici, ma voglio approfittare per parlare a tutti gli artisti, a tutti coloro i quali possono eventualmente essere interessati a partecipare a questo progetto, e li invito a contattare Arcadia Art Gallery, perché Arte in Prima Fila, questo progetto che è nato dalle menti di Enzo Napolitano e Marco Mastromauro, i due galleristi che hanno ideato questo concept per farvi godere dell'arte, e ripeto sempre, nel web, in televisione e nei social media, qualsiasi artista di voi che voglia avere questa occasione di visibilità. Il progetto sta già riscuotendo degli apprezzamenti incredibili da questo punto di vista. Invito appunto questi artisti a contattare la galleria proprio per collaborare insieme, per avere questa enorme visibilità che in un momento così è assolutamente importante per tutti voi. E a questo punto non c'è altro da fare che aspettarvi e ritrovarvi nella prossima clip e nelle prossime clip per tornare a parlare e a godere dell'arte. Da Federico Calò un saluto a tutti, ciao!